Non ci crederete mai, ma questo è l'Inter del triplete con Julio Cesar, Maicon con la face ufficiale ragazzi, c'è anche Samuel, guardate qui quanto è bello. Voi non crederete mai a quello che sono riuscito a fare. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono riuscito a inserire una mod strepitosa su FIFA 20. Tutte le squadre classiche con le face ufficiali e con le divise classiche, qualcosa di incredibile ragazzi, sono riuscito a fare su FIFA 20. Non vi lascio sulle spine, voglio subito farvi vedere cosa sono riuscito a inserire. Ad esempio, andiamo sulla nostra Inter, guardate già la divisa, che figata pazzesca, e guardate qui tutti i giocatori ovviamente inseriti, ma c'è una novità. Guardate qui c'è anche Julio Cesar ragazzi, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Maicon ragazzi, guardate quanto è uguale Maicon ragazzi, guardate quanto è figo Maicon. Gli mettiamo la 13 a Maicon. Non ci voglio credere, non ci voglio credere ragazzi, non ci voglio credere. Douglas Maicon, guardate qui quanto è bello, quanto è bello Douglas Maicon ragazzi. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Ma ci sono un sacco di altri calciatori, vi li faccio vedere tutti ragazzi. Guardate il Milan con, guardate che divisa, questa se non sbaglio è la divisa di quando vinse la Champions League nel 2007. Rui Costa, Nesta, Inzaghi, Seedorf, Shevchenko, Maldini, Gattuso. Queste sono tutte le icone che già c'erano. Gullit, Rijkaard, Baresi, Abbiati. C'è pure, no ragazzi, c'è Abbiati, c'è Dida. Non ci voglio, guardate, lui. È lui ragazzi, è lui. Massimo Ambrosini, Massimo Ambrosini ragazzi. Bonera, c'è Pato, c'è Pato. È la Juventus ragazzi, anche con la divisa classica. Anche se non sto notando tanti cambi, beh, c'è Vidal, c'è Cannavaro, Trezeguet, Nedved, Del Piero, Zambrotta, Robby Baggio, Manninger ragazzi, Zebina, Sissoko, mamma Sissoko quanto mi piaceva sto ragazzo, Amaury, Marchisio, pure Marchisio, le grottaglie, Camoranesi, mannaggia se avesse avuto la face ufficiale, Lilian Thuram, Tudor, Davide, no, no, no ragazzi, Davids con la face ufficiale, no. Guardate la divisa, questa è del 2009, ci deve essere per forza. Ci deve essere per forza. Ditemi che c'è il mio Eto'o. Ti prego, ti prego. Eto'o, Eto'o, ragazzi. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Vediamo se il Chelsea, sì, il Chelsea è anche quello di Drogba. Il Chelsea di Drogba, ragazzi. Quanta roba. Quanta roba, il Liverpool, vediamo il Liverpool, sì, anche questo Liverpool di Gerrard, Owen, mamma mia ragazzi, non ci voglio credere, il Liverpool di questi ragazzi qua di Ippia, se c'è Kiwell me ne vado di testa ragazzi, Kiwell di Jewel, c'è anche Kiwell, no ragazzi, basta, cosa stiamo vedendo, anche il Bayern Monaco, questo dovrebbe essere il Bayern Monaco di Ribéry e di Robben, Ribéry, eccolo qui, fatemi vedere Robben, fatemi vedere, mamma mia, Sagnol, Lizarazu, Kufur, Van Buit, no ragazzi, Lucio, no, basta, missione ricostruzione Inter del triplete, basta ragazzi, Arjen Rob, basta, si comincia subito ragazzi, mi piace a palla, si comincia questa avventura subitissimo, e allora si parte subito, andiamo a costruire l'Inter di José Mourinho ragazzi, eccolo qui, andiamo, José Mourinho, che ovviamente ha avuto la possibilità di poter giocare, cioè di poter avere dei campioni incredibili la nostra Inter, Portogallo, creiamo José Mourinho, io lo lascerei un attimo così per poi sistemarlo più avanti, mamma mia ragazzi, che mod, che cose fantastiche. Mamma mia ragazzi, sono super gasato, eccola qui la nostra rosa, fantastica, io ragazzi voglio costruire l'Inter del triplete, quindi mi dispiace, andiamo tutto a mettere nella lista di trasferimenti i ragazzi che non facevano parte dell'Inter del triplete,
ad esempio Grosso, Materazzi c'era, Blanc lo andiamo a vendere, Samuel Kivu, Burdisson già non c'era, Cordoba, Favalli lo vendiamo, Zanetti, il mio Zanetti, Maicon, Perisic, cosa ci fai qui? Cambiasso con la face ufficiale, no, ragazzi, gli faccio una foto. Cambiasso con la face ufficiale. Ragazzi, io direi adesso di giocarci qualche partita, ma facciamo una live qui su YouTube per sistemare un po' la squadra. Pedro al Chelsea, veramente tanta roba. Già vogliono Alvaro Recoba, 78 milioni, e ragazzi, noi accettiamo senza problemi. Cioè, abbiamo bisogno di tanti denari perché sicuramente dobbiamo acquistare talenti come Lucio, Eto'o, Snyder già c'è, Milito già c'è, fortunatamente Thiago Motta, voglio vedere se riusciamo a prendere Thiago Motta, Balotelli, perché mi ricordo nell'Inter del triplete c'era Balotelli, quindi cerchiamo un po', ragazzi, di avvicinarci quanto più possibile a quella rosa. Vediamo Lucio, eccolo qui, il nostro Lucio, ce lo mettiamo nella lista trasferimenti. Sarebbe stato bello giocare anche con Zlatan Ibrahimovic per un anno, magari anche in prestito. Vediamo se è possibile portarlo in auge. Mi porterei veramente a casa Ibrahimovic, perché voglio simulare fondamentalmente il primo e il secondo anno di Mourinho. E quindi dopo Ibra ci portiamo, vediamo se c'è, abbiamo detto Balotelli, sì, ma Balotelli c'è ed ha un overall molto più alto, no? Però ha 21 anni, quindi l'hanno abbassato di overall, cioè di età. Dobbiamo cercare, poi abbiamo detto Eto'o, eccolo qui Samuel Eto'o, quanto è bello, bellissimo. Speriamo che ci sia Thiago Motta, ma non credo, ragazzi, Thiago Motta troppo chiedo, vero? E invece c'è Thiago Motta, però è scarsissimo. Ma dai, perché è così scarso? C'è Thiago Motta. Chi manca, ragazzi? Chi manca? C'erano anche Vieira, che poi se n'è andato sostanzialmente. Vediamo se c'è Vieira. Patrick Vieira, hanno tutti 21 anni. Ecco perché, ragazzi, hanno tutti 21 anni. Patrick Vieira, che c'è stato per un anno e poi è andato via. Mancini non credo ci sia. È lui. Mamma mia, Amantino Mancini, ragazzi, Amantino Mancini. Fabio Grosso al Villarreal, accettiamo tutte le vendite, fondamentalmente, che abbiamo bisogno di soldi. Alleniamo ancora i nostri, intanto sta già aumentando Milito di passaggio corto. Quanto è bella sta rosa, veramente. Andiamo ancora avanti, speriamo di portare a casa i nostri. Pavalli è stato venduto, andiamo ancora ad allenare. E riproviamo ancora con Samuel Eto'o, che credo dovrebbe essere di nuovo disponibile. Finalmente Milito aumenta, sono veramente contentissimo, ragazzi. Sono veramente contentissimo di cosa stiamo creando, fondamentalmente. Riandiamo a fare l'offerta per Milito, credo che per Eto'o, ok? O acquistiamolo subito, ragazzi. Acquistiamo subito Samuel Eto'o. Trattiamo con Pep Guardiola, che torna al Barcellona. Facciamo 100 milioni per portare Eto'o, vogliono 125, quindi 25 in meno, e ci portiamo a casa Samuel Eto'o subito. Cambiasso non se vende, mi dispiace, lo rivoleva il Real Madrid. Burdisso lo andrei a trattare, no ragazzi, beh, 24 milioni vanno bene, ci vendiamo Burdisso e andiamo ancora un po' più avanti, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, Thiago Motta vuole arrivare, accettiamo, ci siamo portati a casa Eto'o e Thiago Motta. Mamma mia, che bello è fare, ricreare l'Inter del triplete qui su FIFA 20, incredibile. Mamma mia, Thiago Motta, quanto è bello. Walter Samuel non esiste, ragazzi, Walter Adrian Samuel resta con noi. E Beckham va al Bayern Monaco, incredibile cosa sta accadendo. Modric al Real Madrid, vediamo un po' cosa accade in Europa. Recoba al PSG, Marcelo alla Juventus, Busquets al Chelsea, Jordi Alba all'Arsenal, vero, perché era al Valencia, ragazzi, Jordi Alba. Poi Robertson va al Dortmund, Alaba Liverpool, Kyle Walker, Kramaric, Lloren passa alla Roma, Favalli al City,
E poi tutti gli altri, Fabio Grosso, Mendy, Gary Neville. Questo invece era Paolo Neville, non mi ricordo. Silvinho che va al PSG. Quanta roba, ragazzi, quanta roba, veramente, sono entusiasta di aver creato questa rosa. Fatemi vedere un po'. Allora, l'Inter giocava con un 4-4-2 a rombo, se non sbaglio, che poi diventava 4-3-3, no, non ricordo esattamente il modulo che adottava José Mourinho, era... Io mi ricordo che era un 4-4-2 a rombo, però poi quando arrivò Pandev divenne un 4-3-3 fondamentalmente. Quindi noi partiamo ancora, dato che non ci abbiamo Pandev, con questa squadra qui, ecco qua, con Stankovic, Veron, Veron già non c'era, quindi Thiago Motta, Cambiasso, Snyder, c'erano Eto'o e Milito in avanti. Zanetti, Samuel, Blanc non c'era, c'era un certo Lucio che ancora dobbiamo prendere. A sinistra avevamo Zanetti e Maicon a destra, quindi li rimettiamo così. Ok, Blanc ovviamente non sarà capitano, per adesso gli mettiamo Materazzi. Questa è l'Inter del triplete: Eto'o, Milito, Cambiasso, Snyder. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ultimo allenamento e poi sfidiamo il Lecce, ragazzi. Ultimo allenamento e poi ci sfidiamo il Lecce. E quindi Milito sta arrivando a 88, sono contento. Adriano, mamma mia, mamma mia. Quindi abbiamo un mix fra Inter del 2009, Inter del 2010, insomma è un mix. Partecipiamo alla conferenza stampa, sono curioso di sapere fondamentalmente a chi si rivolgerà l'attenzione di Mourinho. Quindi intanto i ragazzi devono soltanto pensare a vincere, ottimo. Contro al titolo puntiamo a vincere tutto, effettivamente noi puntiamo a vincere il triplete. E parliamo di Lucio, potrebbe volerci un po' per inserirsi, però ovviamente penso di poterlo mettere già da adesso. Anche se sarei curioso di provare Materazzi. Mamma mia quanto sto parlando in questo episodio, ragazzi, perché sono super gassato. Allora vediamo un po' le divise. Questa, questa. Oh mamma mia. Oh mamma mia, per un attimo avrei sperato che fosse quella effettiva. Va bene ragazzi, io me la giocherei. Giochiamocela così intanto, contro il Lecce. Siamo pronti, andiamo a vedere un po' la formazione. Lucio lo piazzerei subito, dai. Facciamo la formazione proprio del triplete con Eto'o, Milito, Snyder, Stankovic. Manca Pandev, ragazzi, lo riporteremo. E mi porterei Mancini al posto di Crespo, anzi al posto di Perisic, che non c'entra niente. E comincerei così, ragazzi, la nostra avventura. Ditemi qui sotto nei commenti come impostare la serie. Ditemi quando fare la live, perché voglio creare una bella live in cui ci giochiamo queste partite in diretta. Sono gasatissimo, ragazzi. 150 mi piace per il prossimo episodio di questa carriera. Quindi mi raccomando, sfondate quel tasto, condividete il video e iscrivetevi al canale. Iniziamo la nuova avventura. Mamma mia ragazzi, Samuel Eto'o con la casacca dell'Inter, eccolo qui il nostro Samuel. Mamma mia quant'è bella San Siro, San Siro vestita a festa per il triplete che dobbiamo vincere assolutamente. Inter Lecce e vediamo un po', vi faccio vedere i calciatori. C'è Zanetti, c'è Maicon, c'è Julio Cesar. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, quanto è bello questo episodio, quanto è bello questo episodio. Julio Cesar in porta, tanta roba e siamo partiti ragazzi. Eto'o, Cambiasso, sono tutti qui ragazzi. Snyder, non vedo l'ora. Mamma mia quanto è bello che poi hanno le feste pure ufficiali. Non ci crederete mai, ma questo è l'Inter del triplete con Julio Cesar, Maicon con la face ufficiale ragazzi, c'è anche Samuel, guardate qui quanto è bello. E poi soprattutto ragazzi ci sono i nostri Thiago Motta, c'è Stankovic, c'è Wesley Snyder ragazzi. E poi Milito che purtroppo non ha la face ufficiale, ma quest'uomo sì, Samuel Eto'o ragazzi con la casacca dell'Inter. E partiamo subito, Samuel Eto'o si prende la palla, Samuel Eto'o passa dietro per Javier Zanetti, ancora Snyder, palla per Thiago Motta che dovrebbe essere sinistro se non erro, palla ancora girata per la Padula, Panagiotis, stiamo molto attenti ragazzi. Samuel sì, è quello lì, Lucio che cerca di prendersi palla ma c'è Thiago Motta, mamma mia quante emozioni ragazzi, ancora
C'è Cambiasso, vedi Milito, vai Diego, che ha pure le scarpe ufficiali, le scarpe dorate di Diego Milito, non ci voglio credere. Palla per Thiago Motta che la passa, Cambiasso vede che sbaglia tutto, Cambiasso attenzione, ricordatevi che dobbiamo comunque anche andare a migliorare l'intesa della squadra ogni volta che si inizia una carriera, ricordatevi che c'è anche il problema dell'affiatamento della squadra, qui su FIFA 20 abbiamo Cambiasso, ancora Thiago Motta in profondità verso Diego Alberto Milito, il principe! Subito Milito! Dopo 17 minuti! Mamma mia, che immagini ragazzi! Snyder, Thiago Motta, Milito, vai tu! Mamma mia, quanti ricordi! E che dovrebbe essere bello selezionare altre squadre, ragazzi! Incredibile cosa stiamo vivendo qui su FIFA 20, qui sul mio canale. Mi raccomando ragazzi, spolliciate. Se volete sapere come si inserisce questa mod su FIFA per PC, scrivetelo qui sotto, condividete il video, fatemi vedere che vi interessa. Snyder, palla per Eto'o, il Re Leone, da lontanissimo. Perché Eto'o di sinistro? Non capisco. Bella palla per Stankovic, ancora Deki, c'è tu! Gabriella gli mette la manona, Samuel Eto'o vicinissimo al primo gol con questa maglia. Attenzione, Snyder passa per Thiago Motta, ma niente di fatto. Voglio inserire Triano nel secondo tempo. Lucio, palla per Stankovic che viene imbucato, attenzione, Milito, il principe, niente, va bene ragazzi, finisce il primo tempo, stiamo andando benissimo, mancano 3 secondi, ok? Sarebbe bello inserire anche Adriano per vedere il suo tiro devastante, spero di averlo portato, perché al solito no, l'ho portato, io lo proverei subito ragazzi, proviamo la coppia Eto'o Adriano, che non c'è mai stata fondamentalmente e che mi sarebbe piaciuto. Abbiamo appunto un velocista e un devastatore praticamente, che è Adriano. Dai ragazzi, Adriano che si prende la 11, quindi sale di un numero, perché ovviamente la 10 c'è la Snyder. Tanta roba ragazzi, tanta carne al fuoco. Fatemi vedere che vi piace, scrivetemi su Instagram, seguitemi su Instagram, mi trovate come Zalcottatino Basso YouTuber, e ditemi se avete domande lì, seguitemi. Saluterò nel prossimo video i primi 3 ragazzi che mi saluteranno, che mi seguiranno lì su Instagram. Mi raccomando, fatelo. Siamo pronti ragazzi, attenzione ancora. Cambiasso, Snyder, ancora Eto'o. Bella palla per Zanetti, ci prova di sinistro! Il capitano! Con la 4 Avie Zanetti, siamo 2-0 ragazzi, veramente non vedo l'ora di poter provare questa mod in tutte le sue sfaccettature. Scrivete qui sotto nei commenti se volete degli altri episodi di questa carriera, oppure proviamo magari a gestirci un'altra carriera simulandole ragazzi, c'è tanta carne al fuoco, possiamo gestirla in maniera perfetta. Intanto in questo episodio stiamo cercando di costruire l'Inter del triplete, veramente tanta roba, tanta carne al fuoco, non vedo l'ora di poter avere tutti i giocatori a disposizione per questa sfida. Spero veramente ragazzi che vi piaccia il video, che vi piaccia l'idea, spero vivamente che riesca ad arrivare, perché YouTube non manda le feed, quindi spero vivamente di poter arrivare alle vostre home di YouTube, perché secondo me questa carriera merita tanto. Adriano, attenzione Adriano, prova la bomba Adriano! Abbiamo sfondato le mani al portiere. Mamma mia, la bomba di Adriano con 99 di potenza tiro. Mi aspettavo leggermente meglio. Mamma mia, c'è però una gran differenza fra giocatori tipo come Cambiasso, Stankovic, che hanno un overall altissimo, e poi tipo Muntari 81. Perché? Attenzione sulle ali Muntari, bravissimo. Palla per Adriano, i due attaccanti cardini, c'è Samuel Eto'o, mannaggia, abbiamo sbagliato.
Snyder finisce qui, dovrebbe finire, finisce qui ragazzi. Un grazie di cuore per la visione, spero che questo episodio vi sia piaciuto con queste icone dell'Inter. Sono contento ovviamente per poter inserire questa mod. Mi raccomando, un sacco di mi piace, ditemi se vi piace l'idea, datemi dei consigli, seguitemi su Instagram, mi troverete come Dracotto-Basso YouTuber. I primi tre saranno soldati nel prossimo video, mi raccomando, fatelo. Adesso è veramente tutto ragazzi, ditemi se volete un altro episodio. 150 like per il prossimo episodio. Ciao!